Nove fiate già presso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando ai miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente, delle 12 parti, l'una d'un grado, sicché quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia negli menimi polsi orribilmente. E tremando disse queste parole: «Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi». In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole: «Apparvit iam beatitudo vestra». In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere e piangendo disse queste parole: «Eu miser, quia frequenter impeditus ero de inceps». D'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la virtù che li dava la mia immaginazione, che me convenia fare tutti i suoi piaceri compiutamente. Egli mi comandava molte volte che io cercassi per vedere questa angiola giovanissima, onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti che di certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: ella non parea figliuola d'uomo mortale ma di Deo. E avvegna che la sua immagine, la quale continuatamente me costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù che nulla volte sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare alle passioni e atti di tanta gioventudine para alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse. E, trapassando molte cose le quali si potrebbero trarre dell'esemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi.